Thank you.
13 aprile 2020, lunedì dell'Angelo, Fabio Agliardi ci ha lasciato. Il 12 giugno avremmo dovuto inaugurare con lui, a Palazzo Kreberg, la mostra itinerante dedicata alle opere di misericordia, con 15 monumentali pannelli che illustrano le 7 opere di misericordia corporale e le 7 opere di misericordia spirituale. L'ultimo dipinto raffigura la 15ª opera, La cura della casa comune, sorprendente novità introdotta da Papa Francesco. Dopo una iniziale esitazione derivante dalla sensazione di sentirsi inadeguato di fronte al tema che gli affidammo, così profondo e impegnativo, circa 2 anni fa Agliardi si mise al lavoro, preparando in pochi mesi 15 bozzetti di grande suggestione e profondità. Da lì nacque con lui e con Monsignor Tironi un percorso comune di progressiva scoperta e di approfondita analisi dei temi della misericordia che molto lo colpirono nell'animo al punto da farlo operare con grande qualità e con la consueta dedizione alla elaborazione di un'opera plurima, significativa e imponente, con grande linearità e con assoluta libertà artistica e spirituale. Vedendo l'armonia delle opere che l'artista ci ha lasciato, penso che in questo suo grande cimento finale Fabio Agliardi sia riuscito a realizzare compiutamente la funzione che Papa Giovanni Paolo assegna all'arte e agli artisti, il rendere percepibile all'uomo il mondo dello spirito, trasferendo in formule significative ciò che è in se stesso ineffabile. La mostra La fantasia della carità intende ricordare come merita l'attività di Fabio Agliardi, attraverso 15 opere monumentali e intense che mai avremmo pensato avrebbero costituito un mirabile testamento spirituale e artistico. La sua persona e i suoi dipinti rimarranno nel cuore e nella memoria di tutti noi.